Siamo qui e partecipiamo volentieri a questa iniziativa e oggi, nell'avviare questa nostra festa delle scuole, abbiamo voluto innanzitutto rivolgere il nostro pensiero commosso e reverente alle vittime dell'alluvione marchigiana che ci ha colpito nei giorni scorsi, e tra queste vittime anche due nostri studenti, Mattia e Noemi, di cui tra l'altro abbiamo celebrato i funerali proprio nei giorni scorsi. Ma oggi ovviamente è una festa, una giornata di festa, si parte con una festa, festa degli studenti. Gli studenti quali hanno maggior ragione di festeggiare laddove la scuola raggiunge l'obiettivo che si è posto a favore dei propri studenti, e cioè quello di far sì che tutti possano inserirsi in modo utile nel sistema socio-economico produttivo marchigiano come cittadini consapevoli. Perché possano inserirsi in modo utile occorre che la scuola programmi la propria offerta formativa in coerenza con le richieste del mercato del lavoro e quindi capisca quali sono le esigenze, quali sono le figure professionali richieste e traguardi la propria offerta su quelle figure, adeguando tra l'altro i contenuti di quelle figure al divenire che il mercato del lavoro chiede rispetto a quelle medesime figure. Ma dicevamo inserirsi in modo utile come cittadini consapevoli, e per questo la scuola è importante che adempia al proprio compito principale, direi, sotto questo profilo, che è quello dell'esercizio dell'autocoscienza da parte dei ragazzi. E l'esercizio dell'autocoscienza significa conoscere se stessi, e quindi significa domandarsi chi sono, da dove vengo, cosa c'è attorno a me e quindi cosa ci potrà essere dopo, cosa ci può essere dopo di me. E questo esercizio dell'autocoscienza a cui chiamiamo i nostri ragazzi è volto alla fine a consentire a loro di, conoscendo se stessi, conoscere la propria vocazione, cioè la chiamata che ciascuno di noi ha per partecipare alla comunità, in modo tale da poter portare a questa comunità la propria pietra, facendo sì che la comunità continui a crescere così come è cresciuta grazie al sacrificio e all'impegno di chi ci ha preceduti.